Devo dire di non stare troppo bene. Guardatemi, sono praticamente un cadavere riesumato per miracolo. Ho un'influenza assurda e la colpa è tutta di quegli stronzi dei miei amici. Ma andiamo con ordine. Mi sono laureato, ora sono un dottore, e il che è incredibile. Ho anche preso un ottimo 90 e ne sono estremamente soddisfatto. Ho deciso di portare questo video come ricordo indelebile di quella bellissima giornata, in modo da poter rivivere tutte le volte che voglio quelle stesse emozioni. Ho diversi spezzoni di video di quello che è accaduto e ho deciso di condividerli con voi, partendo da quello più importante in assoluto, la mia proclamazione. Ha superato l'esame di laurea in informatica col voto di 90 su 110. Per il potere conferito dal magnifico rettore, la proclamo dottore in informatica. Ecco, questa è la prima e ultima volta che mi vedrete vestito tutto bello ed elegante, perché subito dopo sono stato trasformato nel figlio illegittimo di Marco Materazzi e costretto a girare con il completino dell'Inter per tutto il giorno. E non solo il giorno, anche la sera, con il freddo e il gelo. Ecco spiegata la mia influenza, e questa è solamente una delle cose che mi hanno obbligato a fare. Sarà una partita infinita, è un sogno che ho, è un coro che sale a sognare, si giunta la notte. Bravo! 90 minuti per segnare, nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, 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 va deciso soffrire, ma va bene, vinceremo se mai mai. È una gioia infinita, una vita proprio di massa. E questa è stata la reazione di mio padre, un uomo distrutto che a stento riusciva a trattenere le lacrime. Si è poi deciso di spostarsi verso il centro di Ferrara, dove siamo andati a comandare, letteralmente. Vi faccio solo vedere come siamo arrivati. Toso, leggi il cartello, per favore. Il cartello c'è scritto Eleonora vaffanculo. Gli intoccabili chi, scusa? Quel giorno ce l'avevo terribilmente con i possessori di skateboard. Lo voglio. 5 euro! Arrivati nella piazza ferrarese, rimaneva solamente una cosa da fare. Dare spettacolo. E l'abbiamo fatto. Esibizione di calore che tuttora Gigi D'Alessio fatica ad eseguire. Da galera proprio. Importunato dai vecchi e ballato con un povero uomo. E poi gli effetti di tutto lo schifo che mi hanno fatto bere sono iniziati a diventare evidenti. E quindi facevo i brindisi dicendo cose del genere. Ragazzi, grazie e forza Inter! Grande Nemelik. Ormai ero fuori di me, completamente. Finché non abbiamo incontrato quello che tuttora è l'uomo della mia vita, il comandante. Io sono il comandante! Pietro? Dietro? Dietro? Oddio, che rima trova? Gli piace il di dietro, anche se... No, non l'ho mica detto io! Allora, io parto di qua e voi andate di là. Ma perché? Allora, lei deve venire a finale. Finale meglio. Vi prego, trovatelo di nuovo e portatelo da me. Lo voglio adottare. Il pomeriggio però era giunto al termine e ormai non rimaneva altro da fare che tornare a casa per prepararci alla serata. E nel tragitto mi hanno filmato a mia insaputa e rivedendolo il giorno dopo ho riso come un deficiente quale sono. Avete presente l'ultimo video di Yotobi quella volta che ho ballato per il Focus? Molto bene, quindi avrete sicuramente visto la Yotobi Dance.
Perfetto, dimenticatela perché io ho fatto di meglio. Molto, molto meglio. 9, 14 e 27 secondi. Torniamo a casa nostra, dai. 9, 14 e 27. Ma che cazzo stavo facendo? Vi giuro, è troppo bello. Anche perché, non so se l'avete notato, ma stavo canticchiando il motivetto dell'ora esatta del TG5. Riascoltatelo. 9, 14, 27. Questo invece sarebbe stato l'effetto con la canzone originale. Un nuovo tormentone youtubico. Purtroppo invece i video della serata sono un attimino confusionari, ma voglio portarvi comunque qualche estratto e qualche chicca, come le condizioni nelle quali leggevo il mio cartellone di laurea. Ad ogni mio errore di lettura dovevo bere un goccio di birra corretta gin. Pietro Prevenieri indica dove devo leggere. Vabbè, io leggo Università degli Studi di qua, poi così. Adesso devi Ferrara. E se già mi fa schifo la birra, il gin è ancora peggio. Pensate se poi sono costretto a tenerla in mano perché è legata con lo scotch. Coso, mi dai una da fare? Ti giuro che è già andato bene. Basta, di fiamo! Basta! Diventa la mano blu come la mia. Direi che lo vedi. E ovviamente il fatto del gin l'ho imparato il giorno dopo, ovviamente. Infine mi hanno costretto a cercare la serratura dietro la quale si sarebbe trovato il mio regalo di laurea, che tra parentesi è la Nikon con la quale sto girando questo video e quindi spero che si veda e soprattutto si senta bene. Peccato solo che quella chiave in realtà non apriva nulla. Stanco di cercare, allora decisi di svuotare la mia vescica contro il muro del bar, guardando dentro dalla finestra le persone che si divertivano e che non conosco. Begnos è maccio. Ciao Maccio, non sei fede. Ah, poi ci sono della gente che fa delle base. E nel dubbio mio amico mi faceva domande inerenti al mio guadagno su YouTube. Queste sono state le mie risposte. Ma tu sei foolish? No. Tu fai soldi con YouTube? Dai, ne fai, diccelo, ammettilo. Io sono laureato. Non è mai vero. E ti giuro che no. È successo. Non è successo. È successo, non so perché. È successo. E questo è quanto, gente. Manca ancora un ultimo spezzone di video che però ho deciso di non portarvi perché è estremamente scandaloso. Hanno deciso di farmi fare dei percorsi con il pallone ai piedi e posso assicurarvi che in quelle condizioni non era per niente semplice. Per di più i miei amici urlavano le peggio cose, quindi caricando questo video sarebbero chiusi non solo il mio canale ma tutti quelli di YouTube Italia. E meglio di no, perché sai poi quanti dissing mi ritrovo. Basta. Fine, tutto qui. Sono sopravvissuto e già questo è un grandissimo successo. Sono riuscito a portare un video che secondo me è anche carino e quindi spero che abbia il giusto riscontro e il giusto successo anche per voi. D'altronde un video che si chiama Foolish Interista per un giorno può fare solo bene. Marco Materazzi, a mai più rivederci. Però, ad essere onesti, quanto mi hai fatto godere quel 9 luglio 2006? Dottore nel buco del cul, vaffanful, vaffanful.